venuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal cuore, potremmo dire proprio così, del complesso religioso, dalla chiesetta antica che ha visto la presenza di Padre Pio e l'ha visto celebrare qui per tanti anni, tanti pellegrini che si ammassavano in questa chiesa anche solo per vederlo. In questo luogo oggi per raccontarvi quello che accadde il 26 novembre del 1913. Ci aiuta l'epistolario, il numero 1, dove Padre Pio scrive a Padre Agostino da San Marco in Lamis. Padre Pio nel 1913 non era qui a San Giovanni Rotondo, era nella sua Pietrelcina, sappiamo, una strana malattia lo costringeva a restare a casa. Riusciva a stare bene solo a Pietrelcina. Quando poi tornava in convento stava male. Ma siamo nel 1913 e Padre Pio scrive quello che gli aveva chiesto Padre Agostino. Padre Agostino gli aveva chiesto di presentare al Signore, a Gesù, la situazione di due anime, ma Gesù non rispondeva. Infatti lui scrive: ho raccomandato a Gesù l'affare di quelle due anime di Foggia, ma Gesù ha creduto bene di non darmi risposta alcuna e ne ho da sperarla in avvenire, avendomelo suggerito Gesù con un mezzo sorriso in bocca. Non so adesso cosa fare di più, caro padre, ma sebbene non ho da aspettarmi risposta alcuna, pure non mi sento astretto da nessun obbligo che mi impedisce di raccomandare questo affare al Signore, a ciò che tutto si svolga secondo la maggior gloria di Dio e saluta di dette anime. Questa preghiera non solo non posso cessare di farla, ma non debbo, avendolo Gesù stesso suggerito. Raccomandate però a dette anime la calma, la tranquillità, la illimitata fiducia nel Celeste Padre, poiché tutto succederà per il meglio delle loro anime. E poi ancora Padre Pio termina suggerendo la calma, la tranquillità e soprattutto non si preoccupino queste due anime, perché lo spirito viene sempre a scapitarci, la preoccupazione a secondo della maggiore o minor intensità va scemando la carità nei cuori e soprattutto la fiducia in Dio.